6. Parliamo adesso del trono classico di Uomini e Donne di Sofia Codegoni e Matteo Ranieri. Ovviamente lei è cronista del programma di Maria De Filippi, mentre Matteo Ranieri è la sua scelta. In una recente intervista rilasciata alla rivista di Uomini e Donne ufficiale, ossia Magazzine, la ex cronista del programma si è lamentata di alcune cose, in particolare del fatto che con Matteo Ranieri si vedono poco, in quanto ovviamente siamo in periodo di lockdown, ma soprattutto perché in questo clima di chiusura lui sta a Genova e per il momento non vuole la convivenza e nemmeno prendere una casa a Milano per stare comunque più vicini. La stessa ex cronista non ha negato che ha ripensato al corteggiatore Giorgio di Buonaventura, ossia la non scelta del programma. Ma a quanto pare c'è di più, e il di più ossia il carico da 90 ce lo mette proprio Deianira Marzano, che afferma di avere avuto una segnalazione, che trascrive e che dice: Deianira Marzano segnalazione su Matteo Ranieri, scelta di Sofia Codegoni a Uomini e Donne. Matteo Ranieri e Sofia Codegoni sono già in crisi dopo Uomini e Donne? Non vede mai Sofia per rispetto di questa tizia e sta facendo il possibile per farsi mollare, per poi uscirne pulito, concludendo che secondo lui starebbe ancora insieme a quella di Genova. La segnalazione è questa: sinceramente al momento in cui stiamo scrivendo non abbiamo altre prove o dimostrazione da poter esibire, ma una cosa è certa, darebbero comunque un senso logico alle lagnanze della tronista Sofia Codegoni nei confronti della sua scelta. Come sempre staremo in allerta e nel caso vi daremo tutti gli aggiornamenti di questo caso, che oggettivamente si presenta come molto spinoso. Ovviamente la segnalazione in quanto tale ci sta tutta, spiegherebbe molte cose, ma è palese che deve essere dimostrata con qualche foto o altro che comprovi, altrimenti manca la sostanza.